Il concetto principale è quello di potersi aprire con il corpo. Magari quando lo spazio è un po' più ridotto, quando magari ci rendiamo conto che la distanza con il pallone è un po' più vicina, uno dei pensieri, ad esempio, dell'attaccante deve essere quello di non dare le spalle alla porta avversaria, perché in questo caso non sai che cosa succede dietro, non sai, non conosci la posizione degli avversari, né tantomeno se hai o meno profondità. Dunque, il primo pensiero, quando magari decidi di fare un qualcosa, è quello di poterti aprire, di avere questa postura del corpo in diagonale che ti permette di poter avere sempre gli occhi sul pallone, avere sempre la postura orientata verso la palla, valutare e vedere la postura e la posizione degli avversari, di conseguenza anche riconoscere se c'è spazio alle spalle oppure no. Un dettaglio che ti consiglio di valutare è che se quando ti giri vedi il numero del tuo marcatore, probabilmente se ricerchi la profondità, per lui è difficilissimo poterti controllare, sarà complicato perché è molto più vicino e avrà difficoltà nella gestione della copertura della profondità. Abbiamo imparato anche qual è la postura, ok? La postura, ad esempio, del difensore, cosa abbiamo detto? Che se, ad esempio, lui dovesse mantenere questa postura, probabilmente la sua visione, il suo focus sarà più su di noi piuttosto che sulla palla, ok? Perché il suo corpo non è più orientato verso il pallone, ma sarà orientato verso di noi. Questo chiaramente è un comportamento del difensore sbagliato, perché è una postura che può creargli delle Se tu cerchi la problematiche. palla addosso, Sei facilmente gestibile dal tuo avversario, perché lui ha questa facilità nel controllare la palla addosso. Se invece, aprendoti con il corpo, vedi che il tuo avversario mantiene comunque questa postura, il primo pensiero deve essere quello della profondità, perché è qui che è vulnerabile. Ok? Per questo è importante quando tu ti muovi, quando tu ti ruoti con il corpo, osservare qual è la postura dell'avversario, perché in base anche a come è messo lui, a come è posizionato, probabilmente puoi decidere come muoverti e dove muoverti. Thank you.